e per canale digitale, appunto dicevo prima, la piattaforma permette proprio di fare un'analisi totale, completa di quello che viene detto in rete. Sono state utilizzate delle tecniche di data e text mining e anche dei test psicometrici che hanno permesso di comprendere i profili comportamentali e delle discussioni sui singoli consumi degli utenti che ne parlavano in rete. Questa appunto è una cosa che sintetizza anche perché la presentazione in sé è avvenuta circa un mese fa in Bocconi, ha comportato una mezza giornata di presentazione, quindi potete immaginare che in 20 minuti riesco solo a dirvi quattro cose principali di questa italiana totalmente. Come potete vedere, sintetizzando, in rete si parla molto di consumo e un contenuto su due è relativo ad una marca o ad un mercato che non è creato dalle aziende. Ovviamente tutti questi contenuti generano delle conversazioni e sono particolarmente influenti sulle scelte di consumo degli utenti e creano quindi delle mappature di mercato. Da questo se ne deduce che la talkability è una nuova dimensione del marketing che è potenzialmente indipendente dalle aziende ed è necessario imparare a governare. E appunto il software che noi stiamo utilizzando, Ethereum SM2, permette oltre a questo di fare web sentiment, ovvero è in grado per 60 lingue di poter capire, scusate, è in grado per 24 delle 60 lingue di cui permette l'analisi di fare web sentiment e quindi capire il tono della discussione se è positivo o negativo o qualcosa viene detto su un determinato brand. Questo l'indice, appunto, dato che è una ricerca ovviamente a pagamento. Questo è l'indice di Italiana Talkability, potete vedere come è stata composta la ricerca. Quindi partiamo da una valutazione del consumatore, un'analisi della multicanalità, gli obiettivi della ricerca. Quello che io vi ho detto a grosse linee è appunto il web listening, dal web listening alla social network analysi e dopodiché i risultati appunto della ricerca con i confronti tra i mercati. Per ogni singolo mercato è stato fatto appunto questo è l'indice per ogni singolo mercato e quindi andiamo dalle conversazioni sul web, un'analisi del volume delle conversazioni sul web, l'andamento temporale delle conversazioni, anche perché il software permette di vedere giornalmente e ogni ora l'andamento che abbiamo sulle conversazioni sul web, appunto il posizionamento delle marche, il talking style, appunto per ogni singolo mercato, le conclusioni e le raccomandazioni. In estrema sintesi, altri esempi sono appunto che i blog risultano essere tra le fonti di popolarità maggiore per quanto riguarda la moda. Infatti, appunto, come ben sappiamo tutti, è stato riconosciuto da anni che i blogger hanno una forte autorevolezza nell'identificare e validare le tendenze. Per quanto riguarda invece le news, i canali mainstream, sono i canali a più alta popolarità per quanto riguarda i beni di consumo. E quindi, diciamo, sono i canali che permettono, che indicano l'orientamento alle aziende per se ci si vuole indirizzare, se si vuole indirizzare i propri investimenti sul digitale. Per quanto riguarda la telefonia mobile, un altro esempio è il canale che costituisce uno dei più avanzati per quanto riguarda l'utilizzo di Twitter come fonte autorevole. Poi vediamo altri due esempi riguardano appunto lo yogurt, che è la fonte che fa tendenza per gli yogurt sono i forum e soprattutto per le conversazioni che riguardano le diete. E per le assicurazioni invece, ad esempio, non si riesce ad identificare un canale forte, per cui in questo caso, dal punto di vista della popolarità, c'è la possibilità per gli operatori di avere lo spazio per proporsi come punto di riferimento all'interno del settore.
Come vi dicevo prima, appunto, il software permette di fare all'interno delle ricerche di capire il sentiment e le emozioni delle conversazioni. E questo appunto viene riportato anche in questa classe. Come vi dicevo prima, all'interno di questa ricerca sono stati applicati anche dei test psicometrici per l'analisi della personalità, test appunto che si riferiscono alla teoria dei Big Five, introversione, mobilità, conscienziosità, stabilità emotiva, apertura dell'esperienza, che hanno potuto, che ci hanno permesso di creare questo, questa ricerca e di conseguenza poterne, poterla proporre ai nostri clienti. Riguardo ai 13 rapporti di mercato, Italian Accountability fornisce, come vi ho detto, 13 analisi di mercato specifiche e appunto abbiamo in questo report le analisi hanno sviluppato a livello di singolo brand determinati danno la possibilità di rispondere a determinate domande, appunto quanto si parla del singolo brand, se ne parla bene o se ne parla male, le emozioni espresse con le aziende con i propri messaggi coincidono con gli argomenti dei consumatori, qual è lo stile di conversazione prevalente in un mercato e via dicendo. È stato piuttosto coinciso, no? La mia presentazione è finita. Se avete delle domande, c'è una copia, ci sono in giro delle copie cartacee della presentazione, se non ne trovate, date me le diciate perché ne ho ancora, se avete domande. Se avete bisogno se vi serve un software che permetta di fare monitoring, potete tranquillamente contattarmi, quindi di più posta elettronica. Prego. No, noi ti forniamo il supporto in italiano. Senz'altro è questo. Cosa? No, niente. Dico, se vuoi fare l'inglese, cioè voglio dire, se vuoi parlare in certo, ovviamente fa anche la ricerca in inglese, quindi, però quando, con Social Mention e gli altri software che hai detto tu, il più delle volte il supporto non è specifico. Adesso non conosco in dettaglio Social Mention, conosco altri software che però non hanno supporto in italiano, per cui magari una persona ha più dimestichezza, non ha molta dimestichezza con l'inglese, noi abbiamo dalla nostra il punto di forza che siamo il distributore in Italia della piattaforma, per cui possiamo subito intervenire, subito darti delle informazioni. Li ho scioccati. Ringrazio Grazie.
Abbiamo deciso, abbiamo chiesto di intervenire oggi pomeriggio a Michela Muratori, dell'azienda agricola Arcipelago Muratori. Questo perché è un'azienda agricola bresciana che a nostro parere comunica molto bene sui social media, comunica molto bene sui social media e soprattutto lo fa in maniera completamente indipendente. Quindi sono Michela, in particolare dalla parte del marketing, e Francesco Iacono, che è l'enologo, a comunicare direttamente tramite una serie di canali che adesso vi racconteranno. Perché gli abbiamo chiesto di presentare il loro caso nel corso di Pane, Web e Salame? Perché ci sembrava molto importante avere quella che per noi è la voce diretta delle aziende, la voce diretta degli imprenditori, a riprova del fatto che i canali di cui stiamo parlando in questa giornata hanno spesso un livello di accesso che è molto basso, quindi le aziende, lavorando direttamente, possono riuscire a, diciamo, già fare qualcosa, a entrare in contatto con i propri consumatori, a raggiungere alcuni obiettivi di marketing specifici di cui adesso Michela ci parlerà in maniera più approfondita. Siamo rimasti molto colpiti dal loro caso e dall'autenticità della voce dell'azienda, quindi siamo molto contenti di averli qui. Grazie. Grazie di questa bellissima presentazione. Grazie. Innanzitutto sono contenta di rappresentare la quota rosa, perché mi sembra che queste presentazioni siano tutte al maschile, almeno quasi tutte. Buongiorno a tutti, io sono Michela Muratori, hai fatto una bellissima presentazione, per cui non devo raccontare molto di più. Noi siamo un'azienda vitivinicola, in realtà siamo 4 aziende che ci approcciamo al web in maniera, come diceva Alessandro, indipendente, nel senso che l'approccio che abbiamo al web, in particolare al web 2.0, è veramente, diciamo, un po' sperimentale. Nasce da questa grande passione per i social network mia e di Francesco Iacono, che tra la platea, che è stato definito anche l'enologo 2.0, per cui poi due parole ce le dice. E io ho messo questa slide, e non è una novità, forse ci troviamo qui in questo contesto, questa cosa la sappiamo, scusate. E credo la novità oggi sia che questa cosa la dice un'azienda, e un'azienda da un settore come quello vitivinicolo, in cui l'approccio al web è veramente molto tradizionale, molto statico, e la nostra scelta invece è quella di approcciare con una modalità completamente diversa, che è quella appunto del social network. E quello che è il progetto ve lo racconto, quello che è l'azienda, ve la racconto in 4 parole, nel senso che Arcipelago Muratori sono 4 realtà, 4 tenute in Italia, una in Franciacorta, dove produciamo esclusivamente metodo classico, solo Franciacorta, le famose bollicine. Poi siamo in Toscana, a Sovereto in Val di Corno, dove produciamo solo ed esclusivamente vini rossi. A Benevento, in Campania, dove produciamo quelli che a noi piace chiamare vini gialli. E sull'isola di Ischia, dove produciamo un pastito secco, un vino da conversazione. 12 anni fa nasce questa azienda, questo progetto, Arcipelago Muratori, di cui Francesco Iacono ne è l'ideatore, la mente pensante, e l'idea è stata quella di pensare a 4 realtà italiane, secondo noi più vocate per la produzione di una particolare tipologia di vino, in ciascuna tenuta a produrre solo quel vino particolare. Quindi non produciamo rossi in Franciacorta, non produciamo vermentino in Toscana o aglianico in Campania, bollicine, vini rossi in Toscana, vini gialli in Campania e il pastito secco a Ischia. Quindi sono 4 cantine diverse, che hanno i loro vigneti di proprietà, e da queste 4 cantine produciamo queste 4 tipologie di vini diversi. Sono quindi vini diversi, tenute diverse, persone diverse che gestiscono una realtà molto complessa, ricca di dettagli, di novità, attività di ricerca, collaborazioni, successi più o meno, degustazioni, eventi.